Cari amici modellisti, buongiorno. Alcuni di voi mi hanno scritto come ho fatto a realizzare il laghetto che si vede in mezzo al plastico. Allora, va detto subito che la costruzione è molto facile, in quanto il sistema di profondità viene dato da una mano di vernice, in questo caso colore acrilico blu, attenuato leggermente col bianco per dare l'effetto della schiuma dell'acqua che arriva giù dalle cascate, che ricordo l'acqua è stata creata con del cotone per dare la sensazione dell'acqua che si muove. Naturalmente in questo pezzo il cotone non è ancora stato messo e verrà messo a breve. Comunque il colore acrilico blu poi è stato ricoperto con un prodotto NOC, così per formare l'acqua. In pratica è un colore, è una specie di silicone che però, al contrario del silicone trasparente, questo dà la sensazione di profondità e rimane perfettamente lucido. Naturalmente lucido, cioè, la polvere si ricopre, per cui bisogna passare sovente uno straccio imbevuto di acqua per pulire e detergere la superficie. Per quanto riguarda il molo è un kit della NOC. Le figurine sono alcune della NOC, altre della Pricer. Le imbarcazioni sono della NOC, come il gommone con le tre persone. Poi il kayak, il pattino, poi le varie figurine sono della Faller, i pescatori sono della NOC e la vegetazione è stata comperata e della Ecchi. È un bel accessorio che stacca. Qui vediamo anche dei bagnanti, sia su un pilone del ponte e della ferrovia, sia su dei materassini pneumatici. E poi un altro canoista. In questo caso il costo si aggira intorno ai 70-75 euro. Naturalmente, se voi al posto di mettere due barche e il muscone, il gommone, i due kayak, lo riducete, la spesa si riduce. L'acqua, vediamo la confezione. Ecco, questa è la confezione del prodotto. Possiamo leggere Passer Effect della NOC. Ecco, come vedete, per onde e per le rapide, effetto d'acqua. È un prodotto che va steso col pennellino
e dopodiché asciugamento veloce e naturalmente una volta essiccato dà quell'effetto brillante di acqua. In una delle prossime video dove vedremo il rifugio di montagna possiamo vedere il laghetto che è stato ricavato e con quel liquido con l'effetto acqua. In questo caso è stato dipinto in maniera più scura, blu scura al centro e più chiara ai lati per simulare la profondità del laghetto. I personaggi della Nocca sono stati tagliati a mezza gamba in modo da simulare l'altezza dell'acqua. Altro esempio dell'applicazione del prodotto Acqua Nocche è su questo torrente, ecco, che come potete vedere ha un bel effetto luccicante come dell'acqua che scorre realmente.